Signori, signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che cominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio di Mini World. Nell'ultimo ci siamo lasciati in questo punto e vedo già che arriva un po' di gente, quindi sapete che vi dico io. Visto e considerato che ce ne dobbiamo andare in caverna, a sto punto iniziamo ad andare in caverna, quindi facciamo così, mettiamo le torce perché so che poi non riuscite a vedere niente. Spero di trovare qualcosina di nuovo, spero di trovare qualcosina di fresco. Nell'ultimo episodio abbiamo provato a trovare il bioma più raro di tutta Mini World, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Vediamo un attimino a che altezza siamo. Altezza 34 è ancora veramente poca. Vi ricordo tra l'altro che questa non sarà una Diamond Challenge, quindi sì, potremmo trovare un po' di diamantolli, però non faranno testo, quindi vedete, potremmo prendere del litio, ma in realtà non è che mi freghi molto del litio. Mi frega per esempio fare così e tentare di capire se c'è qualcosa qui intorno. Eccola lì, ecco quello che stavo cercando. Bene, molto bene. Quindi io adesso premo M e vedo che sono già ad altezza 9, sono un po' troppo basso, ed è questo quello che stavo cercando, signori. Stavo cercando il buon ferrozzo. Mettiamo sempre le torce perché sennò veramente voi non vedete nulla. Mi dispiace, voglio invece che voi siate partecipi di questo scavaggio artistico, e fatemi sapere come sempre, signori, qui sotto nei commenti quanto ferro avete, perché se secondo me voi avete tanto ferro, anzi un bel hashtag ferro, se lo scrivete mi porterà fortuna e mi farà trovare tanto tanto ferro. Quindi eccoci qua, siamo arrivati nella nostra primissima caverna. Direi di, sapete cosa, di schiopparci tipo tutto quello che troviamo. Togliamoci un attimo questi materiali che non ci servono. Ok, cianite lo possiamo prendere. Sapete che forse sì, mi metto il trapano in rame ora qua. Quasi quasi prendo il minerale intero, non c'è bisogno di prendere, di andare a romperlo. Insomma, teniamoceli così interi. Vediamo innanzitutto che cosa riusciamo a trovare in questi punti qui. Eccolo il ferrozzo che ci serve tanto. Grazie mille. Ne vorrei prendere quanto più possibile, almeno un paio di stacchi in questa andata in caverna, perché poi non ci voglio tornare per un po' di tempo. Avevo, in realtà ho quasi trovato il metodo di farmarlo, però ho bisogno di un po' di tempo ancora per capire un attimino se è veramente possibile farlo. Quindi ci vorrà, dai però, ma pure qui, ma signori, ma anche a voi escono ogni 2x3. Se do la malachite mi dà una stellina. Qui mi era sembrato di vedere, ho due pezzi di malachite, vabbè, me la tengo, dai, per quel che costa la malachite. L'importante, una cosa, diamantoschi, una cosa che ho notato è che per esempio non vendono mai ferro, non vendono nulla di nulla. Questa cosa mi schifa un po', questa puzzoni malefici. Questa sembra comunque una caverna abbastanza interessante, abbastanza grande. Sapete cosa, prendiamoci anche un po' di carbone. Direi di prenderci un paio di stack, perché comunque poi il carbone va via veramente come nulla. Prendiamoci giusto un paio di stack. Vi ricordo che sul martello in rame Horas ho fortuna 1, che è pochissimo, è veramente è infido, è pochissimo, però perlomeno è qualcosa. Diciamo che da uno stack prendo uno stack e 8, cioè ho fatto una prova l'altra volta, avevo uno stack di carbone grezzo, l'ho minato con fortuna 1 e ho raggiunto uno stack e 8, non è tantissimo, però è comunque qualcosa. Ricordandoci, signori, che questa è una caverna che non abbiamo mai visto. Lì vedo degli altri diamanti, vedo tra l'altro anche un bombino esplosivo che viene contro la lava. Sì, è un genio, è veramente un genio, non pensavo lo facesse, invece l'ha fatto veramente. Complimenti, veramente complimenti alla I. C'è da fare i complimenti ai ragazzi. Allora, prendiamoci quest'altro diamante. Ok, vi volevo far notare che, ok, adesso ne ho presidio, quindi ne ho 3. Non è passato niente, proprio pochissimo tempo. Vediamo se c'è un'altra caverna nelle vicinanze. Qui non sembra esserci, lì c'è una pozza di lava. Ok, quindi sapete cosa, io magari direi di girarmi di qua, controllare anche da questo lato se c'è qualcosa. Di lì sono arrivato io, però secondo me lì ho visto dell'oro, quindi forse riusciamo a trovare anche qualcosina. Andiamo dall'altro lato, vediamo se riusciamo a trovare veramente le cose che ci interessano, le cose belle. Andiamo qui, perché lì mi è sembrato di vedere qualcosa, eh. Eccola, ok, forse è lì che dobbiamo andare, eh. Sì, sì, direi di andarcene di lì. Ci vorrà nemmeno tantissimo tempo per arrivare. Io tipo dovrei andarci di qua forse. Dove l'avevo vista? Oro. Oronzolo, che mi serve.
che figo Ronzolo, direi che potremmo chiamare il nostro prossimo petto Ronzolo, ricordatemelo che lo chiameremo Ronzolo. Allora, che cosa abbiamo qui? Sembra veramente esserci tutto fuorché il ferro, perché quando ti serve il ferro non riesci a trovare il ferro. C'è questa cosa, io non la capisco. Qua c'è sta, ma no. Guarda quanto carbone, grazie gioco. E ne pensi di farmi trovare anche un po' di... eccolo, ma meno male. Sei ricordato, grazie. Pochissimo te ne dà rispetto veramente a tutte le altre robe, però ok. Abbiamo trovato anche la bedrock, tra l'altro, che è questa qui, che non si può rompere. E a questo, chissà se è craftabile, poi devo controllarla questa cosa. Ci sono dei blocchi che sono veramente tanto duri, che sono craftabili, si sbloccano dal giardino, comunque è possibile reperirli in qualche modo. Però la bedrock no, perché ci sarà un motivo se si chiama bedrock, però effettivamente io comunque queste domande me le pongo, perché è giusto farlo. Allora, carbone quanto ne abbiamo? Al momento abbiamo già uno stacchino, direi di fermarci, direi di metterci questo qua e bloccare il flusso dell'acqua. Mettiamo anche una torcia qui, qui c'è del buon oro che non possiamo assolutamente lasciare, ce lo portiamo a casa. Ho sentito dei ma... Ok, attenzione il plot twist. Allora, credo di averli sopra. Oh, sì, che bella, che... Casse, l'abbiamo fatto 13, signori. Andiamo di qua perché abbiamo trovato papabilmente la caverna della vita. Veramente la caverna dove riempirci totalmente le tasche. Tanto qui c'è del buon ferro, grazie, meno male. Ricordati Frank sempre di mettere le torce, non te lo scordare assolutamente. Come voi non vi dovete scordare di lasciare un bel mi piace a questo video, signori, perché sono sicuro che vi... spero mi piace più che altro. Manca veramente pochissimo, siamo arrivati nel punto X che ci servirà per prendere un sacco di materiale. Eccolo, e soprattutto il bello di muoversi è che arrivate in un punto e sapete che quel punto non l'avete mai visto, motivo per il quale mi piacciono questi giochi, perché c'è sempre quel non so che di avventura. Sì, questa cianite la lascio, vedete l'avventura alla ricerca del ferro, vado a prendermi il ferro. Comunque, l'idea, vi vorrei, quando faccio queste puntate normalmente vi vorrei spoilerare tipo tutte le prossime puntate, perché quando vado in caverna è perché poi sto per iniziare qualche progettino strambo, quei progettini che vi piacciono. Vorrei farvi un sacco di spoiler e forse ve li farò. Magari qualcosina ve la spoilerò. Per esempio, vorrei costruire una porta diversa dalle altre porte, non posso dirvi più niente. Vediamo se qualcuno ci arriva, vediamo se qualcuno lo indovina. Hashtag porta, se vi va di darmi una mano. E tra l'altro, se avete delle idee, per esempio, voi non riuscite a buildare una cosa, potete provare a chiedermi: Frank, come builderesti questo? Se l'idea mi piace, se è una costruzione effettivamente fattibile, e io la faccio. a me queste idee piacciono tantissimo, sono delle sfide, tra l'altro, come la sfida della Diamond Challenge. In realtà è uscita da voi, ha preso piede, è andata bene, ho avuto anche dei video di risposta, ma sono sempre stato io il king del diamante, va bene, non ci possiamo fare nulla su questo. Però sul building, sul lato building, si può sempre fare qualcosa, si può sempre vedere qualcosa di nuovo. Avete visto, ho utilizzato anche degli stili diversi nello scorso episodio, quando abbiamo fatto praticamente la serra, e la serra è venuta abbastanza bene comunque. E il commento, proprio il consiglio, mi è arrivato direttamente da un ragazzo che mi segue, quindi grazie mille, come sempre non smetterò mai di ringraziarvi. Intanto smetterò di ringraziare questi mostri che puntualmente vorrebbero killarmi. Qui c'è una porta, ok. Allora blocchiamo qui, direi di metterci questo qua. Perfetto, facciamo così. Vedo che qui c'è dell'ossidiana per terra, io mi andrei a prendere un po' di quest'oro, che è sempre comodo, fa sempre bene. Avete notato che diamanti non ne troviamo più? È normale, perché non li voglio trovare. Che se volessi trovare dei diamanti, signori, ci metterei tipo un secondo a trovarli. Avete capito? Lo state capendo? Sono veramente il king? Credetemi, sono di una fortuna con sti diamanti, o non so più dove metterli. Se quanti, 1 2
3. Mi annoio a trovare i diamanti. Ne ho solo 6. Sono troppo skillato per i diamanti. Che butto? Vabbè, buttiamo un po' di questo, buttiamo questo, buttiamo anche questi sticchettini qua che tanto non ci frega niente. Potremmo andare di lì, però io di lì non ci voglio andare. Qua riusciamo a risalire, bene. E a sto punto, se non erro, c'erano delle parti che non avevo ancora visto di questa caverna. Sembra che di là si continui, sembra che di qua si continui. Però sono caverne che vanno, diciamo, sono dei viali di lava che andrebbero minati. Io onestamente non è che c'ho tutta sta voglia. Qui che cosa abbiamo? Altri diamanti. Basta diamanti, basta. Se anche voi volete trovare dei diamantini così facilmente, ricordatevi che il buon Frank li trova senza volerli trovare. Quindi andate in caverna e dite: no, oggi vado per il ferro. Troverete tutto fuorché il ferro. E quindi troverete anche i diamanti, se vi fanno comodo. Quindi è un trucchettino che vi insegno. Vediamo questi diamanti quanti sono. 1. Siamo arrivati a 7. Vabbè, 7 diamanti alla fine fanno sempre comodo, però. E effettivamente vorrei anche trovare dell'altro. Tipo, una cosa che non trovo da un pochino di tempo sono i mob spawner. Mob spawner con relativa cassa, proprio da schiopparmi e da portare a casa, che mi piacerebbe avere qualche nuovo. Oh, doppio. Andati via entrambi. Allora, noi possiamo andarcene anche di qua. Magari salendo troverei meno diamanti, ma sicuramente più ferro. Questa malachite, vabbè, ne sto trovando troppo. Oro, totalmente a caso, grazie. Prendiamo, che ci serve sempre. Anche oro, 34 pezzettozzi, questo lo buttiamo e ce ne scappiamo prima di riprenderlo. Ci mangiamo un attimino le zucche e facciamo un attimo il punto della situazione, perché io quanto ferro è ancora pochi, manco uno. Amico, un attimo e dica. Allora, da questo lato mi sembra di non essere andato e c'è la doppia possibilità: o saliamo o scendiamo, cioè o andiamo dritto. Quindi io direi di salire e di andarci a spizzare anche questa nuova zona qui. E c'è un po' di gentaccia. Esplode. Non esplode. Credo di averlo colpito, non so come. È morto. Questo qua adesso mi killa. Venga. Ok. Torcina che ci aiuta. Oh, sì. Abbiamo trovato veramente una gran bella caverna. Tanto bella quanto spoglia. Perché non c'è nulla, ci sono solo un sacco di mob. Facciamo così. Buono, perché ci sono degli achievement. Ah, vero, ci sono degli achievement che ti dicono che bisogna uccidere quanti più mob possibili. Ecco, sono morto. Tipo, se premo L e andiamo in battaglia, per esempio dobbiamo uccidere nemico comune dei selvaggi, 200 di questi, 500 di questi e anche quelli che si trovano su Horas, ma per quelli ci vorrà un pochino. Sì, perché su Horas ci vorrei tornare a fare qualche build magari. Però per ora mi sembra ancora un po' prestino, perché mi saccagnano di botte ancora. Anche se ho battuto l'antico colosso. Allora, qui si scende. Qui vedo del ferro, quindi facciamo così. Questo ferro me lo prendo tutto. Ok. Qui vedo dei colori che mi possono interessare. Mi prendo solo la malachite, perché mi dovrebbe tornare utile per un possibile progettino che ho in mente, e direi di andare verso la luce a questo punto, vedendo sempre in queste parti qui se c'è qualcosa. Wow, le caverne di Mini World sono immense. Certe volte ti capita di beccare la caverna proprio quella grande, tipo questa, guardate questa, ma sono enormi, sono. Rischiate sempre di perdervi, quindi sempre torce sulla destra se siete vicini a casa, altrimenti portatevi direttamente la pergamena del teletrasporto. Ricordatevi di non dormire lontano da casa, così potete utilizzare quella, potete ritornare senza problemi. Allora, qui c'è veramente tantissimo litio. Oh, finalmente un po' di colori che mi interessano, eccoli qua. Io direi di prendere un 2 stack di ferro e poi di fermarci. 2 stack di ferro dovrebbero comunque andare abbastanza bene. Magari se riusciamo ad arrivare anche a 1 stack di oro, potrebbe essere un'ottima idea. Un'ottimissima idea. E però vedi, c'è un sacco di uovi creeper
Grossa paura, grossa paurissima. Esplode. Non esplode, non è esploso. Sento che da queste parti ci sono anche dei ragni. Dove sono nello specifico? Dungeon. Dungeon di ragni. Aspetti, aspetti. Arrivo, amici. Facciamo così, mettiamo una torcia. Andiamo di qua. Loro sono tipo qua. Eccoli. Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, si è già imploso lo spawner. Vabbè, non fa niente. Abbiamo una cassa. Oh, è da quanto tempo che non trovavamo una cassa. Però quanti ce ne stanno di questi? Schifosi. Venite qua. Tanto io mi vado a prendere anche tutto quest'altro ferro. Grazie. No, sono arrivato a uno stack. Che butto? Butto questo. Che schifo. Ok, mi prendo anche questa malachite. Grazie. E apriamola. Che cosa c'è? Belle robe. Belle robe ci sono. Via questo e prendiamo questo. Poi direi di buttare il calcare. E prendiamo la polvere da sparo che ci serve. E vorrei prendermi anche quel lingotto di oro. Ma che facciamo così? Perfetto. Perfetto, signori. Complimenti, grandi. Grandi, grandi, grandi. Abbiamo trovato anche il nostro spawner qui, quindi ce la stiamo giocando abbastanza bene, direi. Cioè, ce la stiamo giocando proprio benissimo, non abbastanza bene. Abbiamo trovato praticamente tutto quello che c'era da trovare. Abbiamo preso un po' di ferro, siamo arrivati a uno stack, abbiamo trovato una fracca dei diamanti. Magari trovare un altro spawner sarebbe figo, ma forse chiedere troppo nella vita. Guardate qua che devo stare a fare anche il parkour. L'ho piato. E vabbè, ok, ho visto già qualcosa, ho visto qualcosina anche di qua. Quindi facciamo così. Perfetto, tanto ferro per il buon Frank. Qua c'è della cianite, va bene. Poca roba, altro oro? Secondo me è questa l'altezza migliore per loro, cioè 15. Vedete, ci siamo spostati pochissimo dal punto di partenza, in realtà. Siamo sempre lì più o meno. Vediamo con F5 se c'è qualcos'altro. Lì c'è dell'altro oro. Qui non c'è niente. Un nemico sopra. Secondo me di là troviamo qualcos'altro. Quindi io direi di andarci anche di là. Ok, siamo tornati praticamente nello stesso punto di prima. Quello dove vi ho detto che c'era la caverna molto grande. Però questa volta siamo sopra. E qua sopra c'è altro. C'è sta un sacco di roba. Che io prendo, perché non sia mai che ci scordiamo tutti questi minerali. Guardate qua. Quante. Allora, vediamo. Questo giacimento di oro, veramente. È tanto. Proprio tantissimo. Ho trovato più oro del solito oggi, o sbaglio? Mi sembra di aver trovato un sacco di oro. E dove mi giro ne vedo dell'altro, quindi buono. Lì c'è del ferro. Questo lo devo prendere. A sto punto, visto che avevo preso un blocchettino prima, direi di prenderci anche uno stack solo di litio. Anche se ne ho comprato un po' dal mercante, però uno stacchino di litio comunque ci serve sempre. Non si sa mai con le prossime costruzioni che vogliamo fare. C'è bisogno di fare un po' di circuiti, almeno abbiamo il litio senza poi dovercelo andare a prendere dopo. Anche perché se ne trova veramente tantissimo. Anche a colpo d'occhio si vede praticamente subito dove si trova, quindi è ottimo, è perfetto. E poi se ho dei blocchi di carbone direi di romperli così, perfetto. Qua abbiamo dell'altro ferro, signori, abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione perché abbiamo trovato quello che stavamo cercando. Abbiamo terminato l'obiettivo che ci siamo preposti ad inizio video, ovvero quello di trovare perlomeno due stack di ma vedete, due stack di ferro stavo dicendo, ma non è possibile una cosina del genere. Altri diamanti per me. E lo so, signori, non siate arrabbiati con me, guardalo quanto sono genio. Ma questa zona qui è proprio stata generata così o ci sono passato io? Vediamo che cosa c'è lì. Normalmente io queste caverne qua, cioè queste cose, questi tunnel li evito perché sono noiosissimi per me. Perché se non si vede nulla qui intorno vuol dire che effettivamente non c'è nulla. E se devo scavare qui preferisco scavare direttamente nel muro, branch mineare normalmente. Però magari qualcosina poi sapete che si potrebbe anche trovare, tipo questa. Ecco, non l'avevo assolutamente vista. E c'è anche un altro diamante.
C'è anche un altro diamantolo per me, che me lo vado a spizzellare così. Grazie. E qua continuo. Sì, vabbè. Sì, vabbè. La caverna della vita è questa. È tipo enorme. È tipo enorme. Quanto grande. Ma vedo troppi blu, vedo. Allora, secondo me questo è un diamante. E invece del litio. E vabbè. Ci ho provato. Però questa era del ferro. In realtà io sono venuto per il ferro. Era tutto uno scherzone. Il buon Frank vi aveva trollati. Non è vero. Pensavo fosse del diamante. Sono andato. Ho constatato che non era diamante. Sono tornato indietro sconfitto purtroppo. E 62 pezzi. In realtà sì. Abbiamo proprio terminato tutto. Perché sono finite anche le torce. Colorante. Ultimi due pezzi. Quanto? Facciamo così. Sento tra l'altro dei passi. Abruzzo. 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 Questo è un diamante. Necessario. Per forza. Lo vedi? Ce l'ha l'occhio, Fre. Anche sotto. No, vabbè, anche uno di quanti ne abbiamo? 10. Non so quanto tempo è passato da quando ho iniziato a registrare, ma secondo me ho trovato anche più diamanti. Questa parte qui deve essere proprio scrinnata, perché non è normale una cosa del genere. E dicevamo sulla Diamond Challenge, sì. È il trappolon. Guarda. No. Meno male. Ma meno male che qui c'è questa meccanica, signori. Avrei perso tutto. Avrei totalmente perso tutto. Ma tu, non una parte. Non una minima parte. Non metà parte. Non quasi tutta la parte. Tutto. Totalmente tutto. Vabbè, o comunque io mi devo liberare un attimo l'inventario, perché ho le schifezze dentro. Tipo faccio così, ho ancora uno spazzettino. E quindi, signori, io direi di fare un altro po' di razzia. La faccio io off camera, perché direi di avervi fatto vedere anche un po' troppo. Guarda, 13 diamantoli sono tantissimi. Grazie mille veramente per essere rimasti. Ci vediamo in un prossimo video di Mini World. Ciao.